presentati i due candidati a sindaco ad Aragona, il dottor Dino Buscemi, a Comitini Gerlando Cuffaro. Siglato un accordo con i sindacati del settore edile. Diverse le operazioni dei carabinieri a Bivone e a Porto Empedocle, assolto l'editore Joseph Morici. A Porto Empedocle avvia il processo su una presunta violenza sessuale. Pulita dai volontari la spiaggetta a Porto Empedocle, mentre a Palma di Montechiaro una strada viene titolata al professor Giuseppe Dorsi. Partita decisiva oggi per il futuro dell'Agragas, che sfida la squadra dell'Enna al Seneto. E benvenuti con il tradizionale appuntamento del nostro telegiornale. Tra i comuni che andranno a voto il prossimo 12 giugno nell'Agrigentino c'è anche quello di Aragona. Vediamo il servizio presentato il candidato Dino Buscemi. Abbiamo pensato ad un paese normale, diritti semplici e mirati al bisogno di tutti voi. Per noi la politica è impegno. Partiamo dalle persone. Intorno a voi faremo funzionare tutto ciò che serve, in modo reale e diretto. Il cittadino protagonista della nostra nuova visione, una completa inversione di rotta, al fine di mettere al centro il cittadino e le sue esigenze. Un percorso che faremo insieme, al fine di rendere normale questo paese. Una gestione reale e leale, che informi i cittadini su ogni cosa, quando e perché. Perché la chiarezza è sinonimo di lealtà e condivisione, diritti e doveri chiari e trasparenti, nei quali non interferisca la politica di turno. L'obiettivo è garantire a tutti le stesse possibilità all'interno della nostra casa comune. Questa è la nuova visione, è una nuova visione per tutti. E tra i comuni dove si andrà a votare il prossimo 12 giugno c'è anche quello di Comitini, dove è stata presentata la candidatura a primo cittadino di Gerlando Cuffaro, di 58 anni, sostenuto dalla lista civica Uniti per Rinascere, Cuffaro Sindaco, il servizio. Presentata nell'aula consiliare del comune di Comitini la candidatura a sindaco di Gerlando Cuffaro, di anni 58, sostenuto dalla lista civica Uniti per Rinascere, Cuffaro Sindaco. All'iniziativa hanno partecipato tante persone, giovani e meno giovani, che hanno manifestato un grande interesse e sostegno morale al neo candidato sindaco Gerlando Cuffaro. Diciamo che è stata un po' pensata, ecco, per usare un termine molto semplice, pensata perché non essendo un politico non avevo idea di cosa si potesse presentare davanti. Però valutando un po' le persone che mi cercavano, perché alla fine non mi sono candidato, ma mi hanno candidato per essere più precisi, vedendo la voglia di ragazzi che vorrebbero mettere tutta la loro forza, vitalità, preparazione, conoscenza innanzitutto, a disposizione della comunità, e sinceramente mi hanno colpito in modo particolare. E allora ecco, ho deciso di scendere in campo per dare voce a queste ragazze e supportarle in tutto quello che loro vogliono progettare o hanno già progettato e quindi realizzarlo. Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale per Comitini? Allora, i punti salienti, diciamo che il primo punto sul quale vogliamo puntare, scusate il gioco di parole, ma è praticamente dare la possibilità ai ragazzi e alle famiglie che vogliono restare nel proprio paese di non essere costretti ad andare via. Questo perché negli ultimi anni, purtroppo, un po' a causa del Covid, un po' a causa della crisi, eccetera, eccetera, molti ragazzi hanno dovuto emigrare. Non è un problema di Comitini, è un problema del Sud. Però è anche vero che non si è riusciti a creare qualcosa che potesse fermare questa emorragia. E allora, sempre grazie a questa squadra, una squadra formata da ragazzi, io sono il più anziano, e quindi da signorine, giovanotti, persone che studiano, persone che lavorano, persone che hanno idee diverse, ma mettendole tutte insieme e approfittando anche di amici che hanno la passione di leggere bandi europei e altre cose, pensiamo e abbiamo in progetto appunto di poter richiedere dei fondi specifici
per creare, ad esempio, una delle cose che abbiamo in mente sono le cosiddette cooperative di società, o meglio, scusatemi, cooperative di comunità. Sono delle... E intanto a Palermo, visita del segretario del Partito Democratico Letta, dice la sua sulle elezioni che interesseranno in particolare il capoluogo. Impegnative, la prima rispondo così. Noi ci siamo mossi fin dall'inizio per individuare una candidatura che fosse la candidatura più forte, più autorevole possibile, più unitaria e larga, più convincente, a prescindere da chi erano i concorrenti dall'altra parte. Anche perché dall'altra parte, diciamo, la formazione in campo è cambiata varie volte in questi ultimi mesi e settimane. E questa formazione in campo forse cambierà ancora, non lo so, ecco. Se noi avessimo dovuto seguire e muoverci in modo, diciamo, facendo da specchio rispetto ai cambiamenti del centrodestra, avremmo probabilmente dovuto mettere in campo 5, 6, 7, 8, 10 candidature, tanto lo scenario del centrodestra si è modificato. Aggiungo anche che io sono molto contento del lavoro che è stato fatto qui, voglio molto ringraziare il segretario regionale, il segretario provinciale, il partito a livello comunale per il lavoro bello, importante, positivo che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che ci porta a essere competitivi, fortemente competitivi, a correre per vincere a Palermo e a preparare le elezioni per la regione dell'autunno, convinti che anche lì saremo competitivi e giocheremo per vincere, così come capiterà anche il 12 giugno a Messina. Dico tutto questo perché sono molto molto contento del modo col quale abbiamo lavorato, sono un grande fan di Franco Miceli, credo che sia una dimostrazione di una classe dirigente che noi offriamo alla città di Palermo, di una società civile che si mette al servizio e che fa, e sono convinto farà un ottimo lavoro. Dopodiché il centrodestra fa la sua scelta, farà le sue scelte, il centrodestra è diviso a Palermo così come è diviso a livello nazionale. E la divisione più clamorosa è il fatto che il centrodestra è diviso tra chi sta all'opposizione e chi sta al governo. Io vi confesso che sono ammaliato da questa capacità di prestigiatori che hanno a destra di parlare di un centrodestra che al governo nazionale è l'opposizione e la maggioranza insieme. Come si faccia a essere opposizione e maggioranza? Io francamente questo gioco di prestigio che la destra fa, ogni volta che lo fanno e riescono a passare indenni da qualunque richiesta, diciamo, di chiedere conto di tutto questo, io sono francamente affascinato dalla capacità di appunto raccontare le cose come se fossero diverse dalla realtà. Io non l'ho mai visto, ma in nessun paese che una coalizione si organizzi con forze che stanno al governo e forze che stanno all'opposizione, ma non forze minori. L'opposizione sta con quattro grandi partiti che sostengono il governo. Quindi in questo senso lo voglio ribadire, la nostra linearità e anche il fatto che il nostro lavoro, e vengo alla seconda domanda, confermo che noi lavoreremo con una coalizione col Movimento 5 Stelle, con la sinistra, siamo aperti ad altre forze, dialogheremo con altre forze perché vogliamo una coalizione larga, coerente dal punto di vista programmatico e con un forte spirito civico, quindi con un forte attaccamento a un programma molto fortemente basato a ciò che serve per la regione. La nostra attenzione, lo dico con grande chiarezza, sarà alla Sicilia. Le elezioni capitano casualmente qualche mese prima delle elezioni nazionali. Noi svolgeremo la preparazione della campagna elettorale e andremo a scegliere le candidature, a scegliere la modalità e il programma con la testa solo alla Sicilia, al bene della Sicilia, a fare la migliore scelta per la Sicilia che ha bisogno di voltare pagina. Non lo diciamo solo noi, lo dice anche metà del centrodestra. Metà del centrodestra dice sostanzialmente che l'attuale giunta fa schifo.
Noi diciamo che c'è bisogno di cambiare, di svoltare, quindi la nostra credibilità nel porci come alternativa in questo momento è fortissima e sono molto convinto del lavoro che Anthony sta facendo. Lancia ad Agrigento sigla il contratto con i sindacati di settore, un'occasione, sostiene il Presidente, per fare fronte comune nei confronti della Regione. È stato firmato dai sindacati di settore e dall'Ancia Agrigento il contratto provinciale per il comparto delle costruzioni. Attraverso un comunicato stampa, l'Ancia Agrigento fa sapere che il contratto è un'occasione per far fronte comune nei confronti della Regione Siciliana, che oggi conta ritardi di oltre un anno e mezzo nei confronti delle imprese che hanno svolto o stanno svolgendo lavori pubblici. Presenti il Presidente Nazionale dell'Associazione Edili, Carmelo Salamone, il Presidente della Cassa Edile di Agrigento, Luigi Costanza, e diversi rappresentanti regionali dei vari sindacati. Con la firma di oggi la parte datoriale e quella sindacale hanno dato per l'ennesima volta il loro contributo fattivo per garantire questo importante comparto produttivo della nostra provincia, affermano i presenti. Non possiamo però che rappresentare la nostra comune preoccupazione rispetto ad una situazione che è ormai scandalosa e che rischia ogni giorno di far chiudere numerose imprese, schiacciate dai debiti contratti per responsabilità diretta dalle pubbliche amministrazioni. Questa condotta irresponsabile da parte della Regione rischia di vanificare ogni giorno di più ogni sforzo fatto, concludono. Alcuni sindacati rappresentano in particolare la loro preoccupazione per l'impatto che questo stato di cose avrà soprattutto sul fronte dell'occupazione, in un settore che in questi anni ha già fatto registrare numeri allarmanti a causa di politiche scellerate da parte dei governi nazionali e regionali. E i militari dei Carabinieri Forestali di Palermo, insieme a quelli della Stazione Carabinieri di Porto Empedocle, hanno sequestrato due giovanissimi esemplari di Aquila del Bonelli, di circa 40 giorni di età, detenuti illegalmente da un empedoclino. La specie alla quale appartengono gli esemplari sequestrati è tutelata dalla legislazione internazionale, comunitaria e nazionale. La specie è stata inserita nella lista rossa, quella cioè relativa al pericolo critico stilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. I volatili sono stati immediatamente sottoposti a controllo veterinario che ne ha attestato la buona salute. L'empedoclino è stato invece denunciato a piede libero per detenzione illegale di animali particolarmente protetti. E l'editore Joseph Morici è stato assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dottoressa Fulvia Veneziano, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa scaturita dalla querela presentata dall'ex pentito Vincenzo Calcara per un articolo pubblicato sulla testata La Valle dei Templi, il servizio. L'editore John Joseph Morici è stato assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa scaturita dalla querela presentata dall'ex pentito Vincenzo Calcara per un articolo pubblicato nel lontano marzo del 2018 sulla testata La Valle dei Templi, con il quale, secondo l'atto di accusa, il Calcara veniva accusato di essere un falso pentito, di avere depistato con le sue dichiarazioni vari processi penali e descritto come un soggetto omertoso e reticente. Il giudice, dopo aver letto gli atti, tra i quali diverse sentenze verbali di interrogatorio di molti collaboratori di giustizia, e aver ascoltato in proposito i testi della difesa, il giudice dottor Massimo Russo e collaboratori Vincenzo Sinacori e Giuseppe Milazzo, in data 28 aprile ha assolto l'imputato difeso dall'avvocato Santino Russo del foro di Agrigento con la formula piena perché il fatto non costituisce reato. È già gratificante per un avvocato avere la consapevolezza di difendere un innocente, dichiara l'avvocato Russo, una gratificazione maggiore quando l'innocenza del proprio assistito viene ampiamente riconosciuta dal giudice a conclusione di un pubblico dibattimento dove sono stati esaminati le numerose prove prodotte dall'accusa e dalla difesa, sentiti ovviamente vari testimoni, nonché il querelante nella qualità di teste e l'imputato che ha chiesto di essere escusso. Violenza sessuale e sequestro di persona, un 27enne empedoclino a giudizio avrebbe costretto la vittima a subire atti sessuali contro la sua volontà.
richiudendola dentro una stanza dell'appartamento al fine di commettere tali atti. Con queste accuse si è aperto il processo penale nei confronti di un giovane 27enne di Porto Empedocle. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal pubblico ministero a seguito delle indagini preliminari svolte dopo la presentazione della denuncia da parte della persona in oggetto. I fatti di indagine sarebbero stati commessi dopo una serata trascorsa in un noto locale estivo della Movida Agrigentino. Nei prossimi mesi, dunque, il 27enne, difeso dall'avvocato Salvatore Pennica, dovrà comparire dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento. La persona offesa è difesa di fiducia dall'avvocato Salvatore Butera. E intanto sempre i carabinieri della stazione di Bivona hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 36enne del luogo durante un'operazione di controllo del territorio. I militari hanno intimato l'alto al ragazzo, il quale è apparso da sempre agitato e nervoso. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari dell'arma hanno proceduto alla perquisizione dell'auto e hanno trovato, nascosto sotto il sedile anteriore, lato guida, un sacchetto con oltre 100 grammi di marijuana. La perquisizione è stata dunque estesa anche all'abitazione del giovane, dove, oltre ad altri 80 grammi di marijuana, sono stati trovati 3 bilancini di precisione e svariato materiale destinato al successivo confezionamento della sostanza stupefacente. Un'interessante iniziativa è stata effettuata a Porto Empedocle. Una spiaggetta vicino al porto è stata pulita da volontari, tra di loro anche gli studenti della scuola Pirandello, diretta dalla professoressa Anna Gangarrossa, il servizio. Grande partecipazione all'iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle e dalle associazioni Plastic Free Sicilia, Mariterra e WWF. Più di 500 alunni hanno trascorso la mattinata tra lezioni di educazione ambientale, pulizia della spiaggetta di Porto Empedocle, ma anche momenti di gioco e una merenda bio a fine giornata. Sono stati raccolti più di 250 kg di plastica e rifiuti di vario genere. Presenti all'evento anche la Capitaneria di Porto, l'Autorità di Sistema Portuale e l'Amministrazione Comunale Empedoclina, che per l'iniziativa ha donato alla scuola guanti monouso e sacchi per la raccolta. La presidente dell'istituto, Anna Gangarrossa, si ritiene soddisfatta della buona riuscita dell'evento. I bambini vanno educati al senso civico e al rispetto dell'ambiente sin da piccoli, ha detto. Il mare è la nostra più grande risorsa e potenzialità, conclude. L'evento fa parte di un progetto scolastico promosso dall'Istituto e intitolato Mare Nostrum, che si concluderà il giorno 6 maggio alla Torre Carlo V di Porto Empedocle. In quell'occasione si terrà un convegno legato al mare e alla storia del Porto Empedoclino, con l'ausilio dell'Archivio di Stato di Agrigento e dell'Istituto Nautico Nicolo Gallo di Porto Empedocle. Un'importante arteria di Palma di Montechiaro è stata dedicata dal sindaco Stefano Castellino al professore Giuseppe Dorsi, storico e cattedratico, padre dell'ex presidente della provincia di Agrigento, Eugenio il servizio. Una strada di Palma di Montechiaro è stata intitolata al professor Giuseppe Dorsi, storico cattedratico di una famiglia di illustri illuminati, al quale il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha voluto dare degno rispetto alla sua persona, intitolandogli un'importante arteria di Palma. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari e religiose. Il professor Giuseppe Dorsi è padre dell'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi e nonno del suo omonimo Giuseppe, che è stato anche assessore al comune di Palma di Montechiaro. Una manifestazione sobria che ha visto anche la partecipazione fattiva di tanti amici della famiglia Dorsi, molto conosciuta a Palma di Montechiaro, con una cerimonia iniziale con l'esecuzione dell'inno di Mameli, quindi un breve discorso fatto da parte dell'ex presidente della provincia, attuale dirigente scolastico di un grande istituto a Palma di Montechiaro. Perché siamo oggi qui? Oggi siamo qui perché ricorderemo, con l'intitolazione di una via, un grande uomo di questa terra, che è il compianto professore Giuseppe Dorsi. Grazie sindaco, grazie per aver riportato mio padre in vita. Io non so se posso meritare
il regalo che hai voluto tributarci alla mia famiglia. So soltanto che parlare bene di un padre non è difficile, ma essere orgoglioso ed essere e rappresentare sempre nel mio percorso quotidiano della vita di potergli minimamente somigliare, questo mi riempie non solo di gratificazione, ma soprattutto mi riempie di quella linfa di vita che mi fa attraversare i pericoli, le ingiurie, le tragedie e purtroppo i dolori che sto subendo e continuo a subire e che spero con l'aiuto dei miei genitori e soprattutto di Dio di superare ad alta testa, ricordando che le persone valgono più delle parole e dei fatti. Grazie e grazie per essere stati qua. Grazie. Bravo. Bravi. Bravo. La Croce Rossa di Sciacca e il Comitato Chiana Scunghipani promuovono una raccolta di fondi e di beni di prima necessità in favore dei profughi ucraini accolti a Montevago nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina. Vediamo il servizio. La Croce Rossa di Sciacca e il Comitato Chiana Scunghipani promuovono una raccolta di fondi e di beni di prima necessità in favore dei profughi ucraini accolti a Montevago nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione di Volontariato A Cuore Aperto ed altre associazioni presenti nel territorio agrigentino. Siamo della Chiana Scunghipani e con la Croce Rossa e il direttivo della Chiana abbiamo deciso oggi di raccogliere dei fondi e prodotti diciamo alimentari per le 8 famiglie che dall'Ucraina si trovano a Montevago. E ci sono 35 persone tra donne e bambini e abbiamo deciso di fare una bella giornata dedicata a loro con la raccolta di questi fondi e di cibo anche. L'iniziativa nasce in funzione dei rifugiati ucraini lì a Montevago da parte del comune e quindi siccome abbiamo visto che ce li mettiamo praticamente in casa, l'associazione che conta 200 forse qualcosa in più di soci ha deciso tramite il direttivo di partecipare, insomma di fare delle donazioni in denaro per acquistare generi alimentari da destinare appunto a questi profughi appunto all'Ucraina. Speriamo, siamo all'inizio della raccolta, speriamo che ci possa essere un buon riscontro da parte dei soci e abbiamo visto che c'è stato qualcuno che non è socio, che ha donato e fare quello che è possibile nei limiti delle possibilità di ognuno. Il 30 aprile del 1982, era un venerdì, i palermitani cominciavano a godersi il tepore primaverile che sembrava annunciare una calda estate e si avvicinava una doppia festa, la domenica che coincideva con il 1° maggio e la scampagnata usuale, una tradizione legata alla festa del lavoro. C'era molta gente davanti al bar Santoro di Piazza Indipendenza in attesa di una colazione salata accompagnata dall'ottimo espresso specialità del bar. Ma quel 30 aprile non sarà esattamente così tranquillo e rosio. Da quel 30 aprile, infatti, le cose cambieranno per sempre. La Sicilia, Palermo, torna a tremare. Il sangue pervade le strade, colpi uccidono. Ad essere assassinato è Pio La Torre, deputato e segretario regionale del Partito Comunista Siciliano. Con lui, nella macchina crivellata dai colpi dei sicari di Cosa Nostra, c'è anche Rosario Di Salvo, il compagno di partito che li faceva da autista e guardia del corpo. Sì, proprio La Torre, quell'uomo che tanto si era battuto per l'approvazione della legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni ai mafiosi. Erano le 9:20 del mattino, con una Fiat 131 guidata appunto da Di Salvo, Pio La Torre stava raggiungendo la sede del partito. In una strada stretta, una moto di grossa cilindrata obbligò l'autista che guidava ad uno stop, immediatamente seguito da raffiche di proiettili. Da un'auto scesero altri killer a completare il duplice omicidio. Pio La Torre morì all'istante, mentre Di Salvo ebbe il tempo di estrarre una pistola e sparare alcuni colpi prima di
morire. Al funerale presero parte 100.000 persone, tra cui Enrico Berlinguer, come dichiararono poi alcuni pentiti mafiosi, tra i quali Tommaso Buscetta. La Torre venne ucciso perché aveva proposto il disegno di legge che prevedeva per la prima volta il reato di associazione mafiosa. Vennero condannati all'ergastolo come esecutori dei due omicidi Giuseppe Lucchese e Nino Madonia, Salvatore Cucuzza e Giuseppe Greco. Dopo 9 anni di indagini, nel 1995 vennero condannati all'ergastolo i mandanti dell'omicidio di La Torre, i boss mafiosi Rina, Greco, Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nenè Geraci. Anche la CGIL Palermo, presente stamani in Via Limuli, luogo dell'agguato. L'Italia intera deve gratitudine a Pio La Torre. Senza il suo impegno, senza la legge, che ha voluto con tutte le sue forze, anche a costo della sua vita, oggi avremmo ancora una mafia molto forte, uno Stato senza gli strumenti necessari per combatterla adeguatamente. Così dichiarano infatti il segretario generale CGIL Palermo Mario Ridulfo e il responsabile Dipartimento Legalità e Memoria Storica CGIL Palermo Dino Paternò. Pio La Torre si legge ancora nella nota, è uno di noi, è un palermitano, un siciliano, un dirigente della CGIL che ha conosciuto lo sfruttamento degli operai e dei braccianti agricoli e che proprio per questo si è battuto per contrastarlo con l'organizzazione e la lotta. Pio La Torre aveva capito prima di tutti che la pace è la condizione fondamentale per il progresso della società, per questo si è battuto contro l'installazione della base missilistica di Comiso, per questo ha chiamato il popolo siciliano alla mobilitazione, nella lotta per la pace. Oggi concludono ancora Ridulfo e Paternostro: abbiamo ancora bisogno della sua carica ideale, delle sue intuizioni, sia nella lotta contro la mafia, sia nell'impegno per costruire la pace. Quel terribile attentato in cui morirono La Torre e il suo autista Di Salvo il 30 aprile dell'82 segnò l'inizio di quel duro decennio condizionato dalla guerra di mafia e che culminò nel 1992 con le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Un periodo, commenta il segretario generale alle CISL Palermo Trapani Leonardo Lapiana, che resta indelebile nella memoria di chi lo ha vissuto, accrescendo la coscienza antimafia, la consapevolezza che solo la legalità è la via per lo sviluppo della nostra terra. Pio La Torre resta per noi grande esempio di impegno concreto nel contrasto alle azioni mafiose che negli anni hanno soffocato il nostro tessuto economico, impedendone la crescita. Il 40° anniversario della morte per mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo ci ricorda il loro significativo esempio di impegno civico per le generazioni presenti e future. Il consolidamento della legalità esige il coinvolgimento dei giovani in iniziative che tendino a mantenere viva la memoria dei valori di chi ha pagato con la propria vita la testimonianza prestata per la difesa di radici essenziali della Repubblica, per la difesa della libertà e della giustizia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera inviata al Presidente del Centro Studi Pio La Torre Vitolo Monaco in occasione dell'anniversario dell'uccisione del segretario regionale del Partito Comunista Italiano e del suo autista. Mattarella però fa anche riferimento al progetto educativo antimafia portato avanti nelle scuole e nelle carceri italiane dal Centro Studi Pio La Torre. Al via una petizione contro il progetto per un deposito di gas naturale liquefatto nel Messinese. C'è il servizio. Ci opponiamo per il semplice fatto che questa struttura sarebbe adiacente alla zona dei binari del treno e in più andrebbero a distruggere delle abitazioni e dei terreni ricchi di agrumeti e di ortaggi e in più questo deposito verrebbe ubicato nelle zone proprio adiacenti alle case di Pistunina. Un altro problema molto serio è la viabilità. Come ben sapete, dal deposito si entrerebbe solamente dal villaggio Urra, quindi ingresso e uscita di questi mezzi pesanti andrebbero a, come dire, disturbare il traffico di questo piccolo villaggio che ha delle strade veramente molto molto piccole. In più nel villaggio Urra, a parte le abitazioni, ci sta anche la scuola e ci sta anche la chiesa. È un villaggio molto frequentato dai bambini e dai ragazzi e direi che sarebbe veramente molto molto pericoloso. Noi siamo, ripeto, per il no
al deposito. Sappiamo bene che questo combustibile è un combustibile green, però nella zona del villaggio Ura, di Pistunina e di Contesse, gli abitanti e noi come comitato diciamo no. Perché non sfruttare già le zone industriali tipo quelle di Giammoro e appunto non deturpare questo affascinante fronte mare che da qualche anno stiamo sfruttando come abitanti. Infatti era da circa gli anni 70 che non usufruivavamo della spiaggia e del mare. Adesso da pochi anni, anche grazie all'ultima amministrazione, siamo riusciti ad sfruttare e usufruire di questo bellissimo mare. Verrà organizzato il giorno 6, 7 e 8 maggio la raccolta firma per la petizione del no al deposito. Comunque tutti gli abitanti verranno informati tramite la pagina Facebook No al Deposito. Spazio alla regia per i consigli sugli acquisti. Presentato a Catania il primo treno ibrido di Trenitalia a doppia alimentazione elettrica e diesel. Vediamo l'approfondimento. Assessore, l'estate più bella d'Italia. Qualcun altro ha detto, ma a Catania quest'estate ci sarà manicomio. No, il manicomio è una buona definizione perché è un luogo dove ci si prende cura delle persone. In realtà questa sarà davvero un'estate pazzesca. Noi non dobbiamo temere smentita da tutta Italia. Io penso che la unica data ai Black Eyed Peas, penso a Blanco, vincitore di Sanremo, penso ai tantissimi artisti, penso all'estate a Palazzo della Cultura nella Corte Marella allo Giudice, al Castello Ursino, quest'anno Piazza Dante con la sua scena magnifica di San Nicola, all'Anfiteatro Le Ciminiere e ai nostri sei municipi. Oltre 1,2 milioni verrà investito su eventi di teatro e musica in tutta la città. È un'estate di tutta la città. Apriremo con la magnifica orchestra sinfonica della RAI il 21 di giugno proprio al Giardino Storico Bellini. Non è un caso poi con il nostro conservatorio, con tanti tanti partner, e il nostro teatro Bellini col suo Bellini Contest che presenteremo con l'assessore Messina da qui a breve. Un'estate straordinaria per tutti i gusti, dai giovani a chi ama il classico, ma pensate che ogni euro investito in eventi, in cultura, in musica si traduce almeno in 5 volte tanto. L'anno scorso vi do un dato, vedete questa foto alle mie spalle ci racconta una sala distanziata, oggi siamo tornati in capienza 100 e avremo di conseguenza la possibilità, sempre mantenendo la mascherina ve ne prego, di stare insieme in degli eventi meravigliosi. Io ringrazio la sovrintendenza con la quale stiamo condividendo, con il direttore Ferraro, con il turismo, con il nostro sindaco facente funzione Roberto Bonaccorso, un percorso anche di valorizzazione del nostro giardino storico, ma ogni luogo sarà potente, sarà meravigliosamente esplosivo e quindi siamo davvero felici e orgogliosi. Sì, una cosa sulla mobilità sostenibile. Vada lei, dottore Laporta, lo dico eventualmente a lei. No, ovviamente un'estate che parla anche sostenibile, perché la collaborazione con AMTS e con la metro, che ci consentirà di avere delle corse aggiuntive nel caso dei grandissimi eventi, sarà anche un modo per godersi questo tempo all'interno del centro e delle periferie. Ma il lavoro del sindaco Pogliese, del direttore Di Caro sul turismo avevano già portato questa quota della tassa di soggiorno, che diciamo è l'unico tesoretto sulla quale si basano le scelte che facciamo sul incoming turistico. Erano già passati da 700.000 euro a 2.700.000. Siamo stati premiati dal Ministero, ecco perché ritroviamo un nuovo tesoretto che ci porterà lontano, perché la unica data in Italia di artisti straordinari come quelli che vedete a Palinsesto porterà pubblico e fan da tutto il territorio del nostro paese, quindi pensiamo che davvero l'infrastruttura turistica potrà solo che beneficiare di un evento come il Catania. Il Bellini continua ad aprirsi alla città che si accosta sempre più al Bellini poi in definitiva. Siamo veramente orgogliosi, è il terzo anno di collaborazione con il Comune, molto intenso questo calendario che ci vede protagonisti, anche insieme alla musica leggera, la musica classica. Tantissimi catanesi turisti che hanno voluto fortemente essere presenti alle manifestazioni al Teatro Massimo Bellini e ci hanno premiato
per quanto riguarda il repertorio lirico, sinfonico, corale, ma noi apriamo come l'anno scorso anche ai Beatles, a un altro genere, diciamo, ma l'offerta è veramente varia, orchestra, coro, i nostri tecnici e tutto l'apparato del Teatro Massimo Bellini è felicissimo di essere presente alla Villa Bellini. Due le stagioni, il Bellini International Context della regione siciliana, che insieme ad altri teatri della Sicilia vede protagonista musica classica, e ancora il Bellezza Bel Canto Bellini, che è la nostra rassegna che abbraccia tutto il sinfonico corale, ma soprattutto un omaggio anche ai capolavori del melodramma, Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini e altri autori del 600, del 700 e di tutta la letteratura musicale. Grande orgoglio, siamo anche contenti di questa vittoria recentissima di qualche giorno fa all'International Classic Awards, perché l'ICMA ha premiato come miglior registrazione di opera lirica Il Pirata, registrata circa due anni or sono dal Teatro Massimo Bellini in tempi di pandemia, di assoluta pandemia, quindi permettetemi di dire il merito è doppio, e di questo ringrazio le maestranze artistico, tecniche e amministrative, perché la vittoria di questo ambito premio ci colloca nel panorama mondiale discografico e soprattutto della critica internazionale al primo posto ai vertici mondiali. Grande soddisfazione, andiamo avanti e state insieme al Comune di Catania e al Teatro Massimo Bellini. Assessore, l'estate più bella d'Italia. Qualcun altro ha detto, ma a Catania quest'estate ci sarà manicomio. No, il manicomio è una buona definizione, perché è un luogo dove ci si prende cura delle persone. In realtà questa sarà davvero un'estate pazzesca, noi non dobbiamo temere smentita da tutta Italia. Io penso che la unica data ai Black Eyed Peas, penso a Blanco, vincitore di Sanremo, penso ai tantissimi artisti, penso all'estate a Palazzo della Cultura nella Corte Marella lo Giudice, al Castello Ursino, quest'anno Piazza Dante con la sua scena magnifica di San Nicola, all'Anfiteatro Le Ciminiere, e alle ai nostri sei municipi. Oltre 1,2 milioni verrà investito su eventi di teatro e musica in tutta la città. È un'estate di tutta la città. Apriremo con la magnifica orchestra sinfonica della RAI il 21 di giugno proprio al Giardino Storico Bellini. Non è un caso poi con il nostro conservatorio, con tanti tanti partner, e il nostro teatro Bellini col suo Bellini Contest che presenteremo con l'assessore Messina da qui a breve. Un'estate straordinaria per tutti i gusti, dai giovani a chi ama il classico, ma pensate che ogni euro investito in eventi, in cultura, in musica si traduce almeno in 5 volte tanto. L'anno scorso vi do un dato, vedete questa foto alle mie spalle ci racconta una sala distanziata, oggi siamo tornati in capienza 100 e avremo di conseguenza la possibilità, sempre mantenendo la mascherina ve ne prego, di stare insieme in degli eventi meravigliosi. Io ringrazio la sovrintendenza con la quale stiamo condividendo, con il direttore Ferraro, con il turismo, con il nostro sindaco facente funzione Roberto Bonaccorso, un percorso anche di valorizzazione del nostro giardino storico, ma ogni luogo sarà potente, sarà meravigliosamente esplosivo e quindi siamo davvero felici e orgogliosi. Vada lei, dottore Loporto, lo dico eventualmente a lei. No, ovviamente un'estate che parla anche sostenibile, perché la collaborazione con AMTS e con la Metro, che ci consentirà di avere delle corse aggiuntive nel caso dei grandissimi eventi, sarà anche un modo per godersi questo tempo all'interno del centro e delle periferie. Il lavoro del sindaco Pogliese, del direttore Di Caro sul turismo avevano già portato questa quota della tassa di soggiorno, che diciamo è l'unico tesoretto sulla quale si basano le scelte che facciamo sul incoming turistico. Erano già passati da 700.000 euro a 2.700.000, siamo stati premiati dal ministero, e che perché ritroviamo un nuovo tesoretto che ci porterà lontano, perché la unica data in Italia di artisti straordinari come quelli che vedete a Palinsesto porterà pubblico e fan da tutto il territorio del nostro paese, quindi pensiamo che davvero l'infrastruttura turistica potrà solo che beneficiare di un evento come il Catania. Il Bellini continua ad aprirsi alla città che si accosta sempre più al Bellini poi in definitiva.
Siamo veramente orgogliosi, è il terzo anno di collaborazione con il Comune, molto intenso questo calendario che ci vede protagonisti, anche insieme alla musica leggera, la musica classica. Tantissimi catanesi turisti che hanno voluto fortemente essere presenti alle manifestazioni al Teatro Massimo Bellini e ci hanno premiato per quanto riguarda il repertorio lirico, sinfonico, corale, ma noi apriamo come l'anno scorso anche ai Beatles, a un altro genere, diciamo, ma l'offerta è veramente varia, orchestra, coro, i nostri tecnici e tutto l'apparato del Teatro Massimo Bellini è felicissimo di essere presente alla Villa Bellini. Due le stagioni, il Bellini International Context della regione siciliana, che insieme ad altri teatri della Sicilia vede protagonista musica classica, e ancora il Bellezza Bel Canto Bellini, che è la nostra rassegna che abbraccia tutto il sinfonico corale, ma soprattutto un omaggio anche ai capolavori del melodramma, Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini e altri autori del 600, del 700 e di tutta la letteratura musicale. Grande orgoglio, siamo anche contenti di questa vittoria recentissima di qualche giorno fa all'International Classic Awards, perché l'ICMA ha premiato come miglior registrazione di opera lirica Il Pirata, registrata circa due anni or sono dal Teatro Massimo Bellini in tempi di pandemia, di assoluta pandemia, quindi permettetemi di dire il merito è doppio, di questo ringrazio le maestranze artistico, tecniche e amministrative, perché la vittoria di questo ambito premio ci colloca nel panorama mondiale discografico e soprattutto della critica internazionale al primo posto ai vertici mondiali. Grande soddisfazione, andiamo avanti e state insieme al Comune di Catania e al Teatro Massimo Bellini. Ultima gara del campionato di eccellenza che disputerà la squadra dell'Acragas oggi contro quella dell'Enna Calcio. È una partita importante per il suo futuro e poter andare avanti alla finale del play-off in caso di vittoria della squadra biancazzurra. Il servizio del collega Carmelo Lentini. Ultima sfida della regular season allo stadio del Seneto di Agrigento a partire dalle 16:30, dove ad affrontarsi saranno Acragas ed Enna. Tra le due squadre ci sono 10 punti di differenza che, se confermati, darebbero diritto alla compagine dei Templi di saltare la semifinale playoff in attesa di conoscere la finalista che verrà fuori dall'altra sfida semifinale tra Don Carlo, Misilmeri e Pro Favara. Per raggiungere questo obiettivo l'Acragas deve necessariamente vincere, anche perché un semplice pareggio potrebbe rilanciare nella zona spareggi lo stesso Enna oppure la Mazzarese, oggi impegnato con la Nissa. Sugli spalti dell'Esseneto si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere il team biancazzurro verso la vittoria. Il tecnico Nicolò Terranova è fiducioso, ma raccomanda tanta concentrazione, la giusta rabbia agonistica e tanta voglia di vincere. Da partennese la compagine di Pippo Strano ha alcuni problemi legati a 4 squalifiche importanti, come l'ex attaccante biancazzurro Agostino De Luca, Milizia, Tosto, Diarrà e anche qualche infortunato. Ma ci saranno Angelo Caronia, autore sinora di 6 reti, e Giacomo Graziano con 5. Nella grada di andata fu proprio Graziano a castigare la compagine agrigentina, per cui anche questo è un motivo in più per vendicare l'onta subita. Tra l'altro va anche sottolineato che l'ultima sconfitta in campionato avvenne proprio al Gaeta. La gara di questo pomeriggio, a partire dalle 16:30, verrà diretta da Alessandro Colelli di Ostia Lido, con assistenti Salvatore Nigrelli e Giuseppe Torre di Barcellona Pozzo di Gotto. Ed ora spazio alle interviste con il tecnico Nicolò Terranova ed il vicepresidente dell'Acragas Carmelo Callari. Mister, quale e quanta importanza riveste la partita domani pomeriggio contro l'Enna all'Esseneto? L'importanza di una, come se fosse una semifinale, anche perché di questo si tratta. Abbiamo l'opportunità, vincendo, di non fare la semifinale playoff, quindi conosciamo bene le insidie che ci può dare la partita. L'avversario già è un avversario compatto di suo, se poi ci mettiamo che ancora c'è delle possibilità per andare playoff, quindi la partita si complica ancora di più.
come al solito abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli. E i ragazzi sono molto positivi, sono in fiducia, quindi accanto loro non vedono l'ora di giocare la partita domani. Servirà anche l'apporto del pubblico casalingo, l'Agragas ha bisogno dei suoi tifosi per cercare di battere anche l'Enna e quindi saltare il primo turno dei play-off e giocare la finale regionale. È arrivato il momento di venire allo stadio a incitare questa squadra, una squadra di grande blasone che purtroppo sta giocando in eccellenza, però siamo qui per lavorare, per portare dove questa squadra dove merita, no? E quindi dobbiamo domani sicuramente, sono certo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e sono certo che avremo bisogno di loro, anche perché il pubblico incide quanto un giocatore importante. Sabato si conclude la stagione regolare, poi spazio ai play-off. L'Agragas ha disputato un grandissimo girone di ritorno, ma la stagione è altamente positiva. Il giudizio, il commento del vicepresidente dell'Agragas, Carmelo Callari. Sabato dobbiamo concludere alla grande questa ultima fase della stagione calcistica del nostro campionato, ricordando che abbiamo pareggiato contro il Canicattì fuori casa, abbiamo vinto recentemente col Favara fuori casa, abbiamo battuto il Misilmeri, la Mazzarese, che sono le forze top del campionato. Quindi giudico positivissima questa stagione dell'Agragas. Adesso ci accingiamo alla partita di sabato e poi andiamo alla grande sui play-off, sperando bene anche nella fortuna. Quanto è orgoglioso della sua squadra, dei giocatori bianco-azzurri, dello staff tecnico? Soddisfatto al 100%, perché hanno ben lavorato e sofferto con noi. Credo che sia veramente una grande famiglia, calciatori, staff tecnico e società, perché effettivamente ci troviamo a soffrire insieme e a gioire insieme quando è giusto che si faccia. La vittoria più bella finora è qualche rammarico? La vittoria è l'ultima, perché il Favara ha dimostrato una grande squadra, un grande pubblico, cosa che effettivamente ci è un po' mancata a noi. E questa è la più grande soddisfazione. La delusione è Enna e Sciacca. E intanto seguiamo una panoramica sportiva fatta sulle gare che si disputeranno in eccellenza, curata dal collega sempre Carmelo Lentini. Dunque, ultima giornata con i giochi fatti per quanto riguarda la zona play-out e retrocessione. Retrocede in promozione il CUS Palermo, mentre Marsala e Casteltermini spareggeranno e chi perde scenderà di categoria, mentre la vincente se la vedrà poi con il Monreale. Anche in questo caso chi vince si salva. Per quanto riguarda l'alta classifica, a parte il Canicattì già promosso da qualche settimana in Serie D, gli esiti di queste ultime gare diranno se sarà spareggio a 4 oppure meno. Se l'Agragas riuscisse a superare l'Enna, chiuderebbe definitivamente i conti con una semifinale da giocare tra Don Carlo Misilmeri e Pro Favara, e la vincente andrebbe a sfidare la compagine dei Templi appunto in finale il prossimo 15 maggio. Se la sfida dell'Esseneto terminasse anche con un pari, si rilancerebbe la Mazzarese, sembra che riuscisse a superare la Nissa tra le mura amiche. In caso di vittoria dell'Enna sarà proprio quest'ultima a rientrare nei giochi degli spareggi playoff. E se vincesse anche la Mazzarese, allora tutto da stabilire per il quarto inserimento. Ma vediamo le ultime sfide di questa giornata. Agragas Enna alle ore 16.30, Canicattì Oratorio Marineo si giocherà in anticipo alle 15.30, poi tutte le altre alle 16.30, e stiamo parlando di CUS Palermo Mazara, Castellammare Monreale, Don Carlo Misilmeri Marsala, Parmonvalle Unitas Sciacca e Mazzarese Nissa. E intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale con una notizia che riguarda il dottor Paolo Di Betta di Porto Empedocle. A 70 anni dalla sua scomparsa, un apposito convegno si svolgerà il prossimo 12 maggio alle ore 16.30 nei pressi della sede del Consorzio Universitario, a cura del Centro Studi Cepasa di Agrigento, diretta dal professor Paolo Cilona. Il dottore Di Betta, ricordiamo, fu anche presidente della Camera di Commercio e dell'Unione Industriali di Agrigento.
Bene, questo è tutto per l'appuntamento odierno e vi ricordiamo una notizia di servizio: dal 28 aprile è iniziato lo switch off nella nostra Sicilia, una fase di transazione che durerà fino al prossimo 10 maggio. Questo significa che in questi giorni per vedere i canali TV dovrete risintonizzare più spesso la televisione o il decoder, in particolare la nostra provincia. Le giornate clou saranno il 2 e il 3 maggio, Televide Agrigento resta sul canale 92 del vostro televisore. Quindi se ci saranno qualche disservizio vi preghiamo di scusarne, ma riprenderemo al più presto le trasmissioni. Questo è tutto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.